Fine primo tempo della partita tra Fermi di Pot e Boca Juniors, 1-1. Boscia, non hai segnato, chi ha segnato? Ha segnato Giordano come al solito. Però siete passati in vantaggio. Sì, Boscia. Erano in 6, siamo riusciti a segnare poi. Su un calcio di punizione ho visto, ma è stata deviata, come è successo? Deviata la barriera. Anche perché con Delandro a porte è difficile. Impossibile, impossibile, quasi, ho capito. Vabbè, ti lascio un in bocca al lupo per il secondo tempo. Con Martino e Boscia partiamo da Martino, migliore in campo nella partita tra Boca Junior e Melting Pot, 4-2. Martino, tu sei difensore centrale, perché hai fatto due gol? Non lo so, perché io gioco normalmente in attacco, però oggi sono stato impiegato a difesa. Nonostante la difesa, cioè sei stato bravo in difesa perché la partita comunque è stata vinta. E poi due gol, ci vuoi descrivere un po' la dinamica di questi gol? Non li ricordo, sinceramente. Ah, non li ricordi, va bene. Va bene, allora partiamo dalla vittoria, comunque una vittoria contro una squadra abbastanza ostica. Erano bravi, tenevano sì. La punta in attacco Giordano, col Giordano. Portiere Andrea Delandro, sì, che è davvero bravo. Peccato che però siamo più forti. Ho capito, va bene. E senti, mi vuoi dedicare i gol, il premio, la vittoria? Dedico un gol alla mia ragazza, uno a mia madre. Va bene, ringraziamo Martino, lo lasciamo andare, mentre passiamo a Boscia. 4-2 brucia, soprattutto perché eravate lì, ce la stavate facendo, la state giocando e poi alla fine il gol del 4-2 vi ha spezzato le gambe. Purtroppo una battuta d'arresto dopo 5 vittorie consecutive. Ci può stare. Va bene. Senti, questi Melting Pot, quindi mi aiuti a dire, sicuramente non escono Family Pot, scusami, sicuramente non escono ridimensionati. No, riprenderemo il nostro cammino già da mercoledì prossimo. Va bene. Se non la vittoria mi vuoi dedicare il premio. Con il premio, il tuo amico, il derby col Family, col Yellow San Marino. Febbraio. Mi vuoi dedicare il premio? Sempre alla squadra. Ringraziamo Boscia. E alla prossima. Ciao Boscia.